Mi era assistita sangue, tutorial, interfaccia. Sai che mi sento dobbiamo iniziare. Abbiamo iniziato. Che palle però di dover rifare tutta la parte della bambina. No, vabbè, ma quello la ficchiamo subito dentro il dentro la cuccia. La cuccia. Allora, niente, si può correre con la bambina in mano, non si può, vabbè. Peccato, peccato, perché mica sa... Stai zitta! Sì, però dovevano bilanciarla meglio, cioè, dovevano fare per me facile, normale, difficile. Beh, non è da escludersi che siamo noi che siamo due pippe di merda, però, sai... No, ma indipendentemente dalle pippe, è che 20 colpi per un solo... cioè... Quelli lì dovrebbero essere zombie, no? Magari se glieli piazzi tutti in testa, effettivamente ti bastano. E poi trovi i prossimi 20 e vai avanti così. Però, raga, non c'ho voglia. Certo che sta roba mi ha intrigato abbastanza. Chi se ne frega di fare una roba del genere. Salta. Ma ti dirò, a me sembra tutto buttato un po' a caso per ora. Però immagino ci sarà i suoi motivi. No, vabbè. E sembra buttato a caso perché se gli dopo un po'... Ecco, saliamo su... Allora, vediamo se si trova qualcosa in più in modalità normale. Esatto. No, va bene. No. Andiamo in giro per i carpazzi di sta minchia. Allora, ti dirò, io mi immaginavo che le parti, queste qua al buio della neve che si vedevano nei trailer, mi immaginavo sarebbero state molto più lunghe. Invece, boh, finite, fai due passi al buio, poi sei in mezzo al villaggio. Non sappiamo, ma non sai quanti giorni stiamo, eh. Beh, vero, vero anche questo. Però da notare il dettaglio, gli hanno mangiato la mano da cui perdeva sangue, praticamente sentivano l'odore. Almeno penso il senso sia quello, perché la stessa mano, allo stesso punto. Quel signore sembra il custode del cimitero di Harry Potter. Vero? Uguale. È uguale. Infatti per un attimo ho detto, boh, tra l'inizio, tra il custode del cimitero qua e i doni della morte. Nel senso, comunque meno ansia rispetto a 7, secondo me, per ora. Però... potrei sbagliare. Ma più o meno, t'ho visto bello carico prima, t'ho sentito. Ma ribadisco, un conto sono gli spaventi... Ok. Gli spaventi improvvisi. Casa, pazzi, era un'altra roba. Cioè, da non riuscire... Te lo ricordi la demo, da non riuscire a uscire dalla stanza, un'altra roba. Sì. Comunque, adesso vediamo. Vabbè. Qua, vedi le bestie che corrono, dici, va bene. Magari ti gaserà allora più la parte del castello. Vedremo. Il castello sarà più chiusa. Vabbè, io sono... Sei arrivato dal coltello. Ma perché ho guardato la zuppa, porco dei dio? Non si può schivare in sto gioco di merda. Allora, abbiamo dei problemi, nel senso... Io ho un colpo solo, però effettivamente non mi ha tolto niente. Però così non va bene, raga. Cioè, allora, possibile... Scusami, mi permetto, ma è possibile non ci sia una via di mezzo? Cioè o non ti guarda lì, sono ancora verde, o non ti fanno danno, ti ammazzano. A me mi ha dato una morsicata, mi ha dato una smangiucchiata, convinto che l'altro è già grave con una mangiata, due colpi con l'altro. Allora, due volte l'hai fottuto. Ascolta me, io ti dico, arriviamo fino al punto dove siamo arrivati prima. Ma se, cioè, io non lo so, a me sembra un po' troppo facile così. Perché se è facile così te lo godi il gioco, Peppe. Onesto. Ma io penso che sia la stessa difficoltà che abbiamo usato nel set, cioè siamo goduti lo stesso. Cioè non abbiamo messo estrema nel set. Se lo dici tu. Sì, però vedi, la vita non mi va giù, sono ancora verde. Ora è morto. Quanti colpi hai? 8. Minchia, ho tanti colpi così si fa. Però Beppe, ribadisco, ho ancora la vita verde. Hai ancora la vita verde. Vediamo sta minchia di radio. Adesso io aspetto che secco sto stronzo, per ancora non l'ho seccato. Siamo sicuri, Beppe? Non lo so, Eric. Io penso anche ai boss. I boss significa che con un colpo sei morto, non ti devi far toccare. Cioè, se diventa poi come Dark Souls... cioè...
No, però devono patchare una patch, qualcosa, perché così è troppo, troppo facile, troppo. Perché dall'altra parte è troppo da una parte, da qua potrebbe essere troppo dall'altra. Ma basta la Madonna. Apri la Ma porta quindi con la che... mano scannata. Oh, andiamo avanti così, però mi gira un po' il cazzo, sono onesto. ok. Allora. Aspetta, Boh, siamo la radio. io ho già sentito la radio. Questa è chiusa Hai dall'altro sentito? lato, Vabbè, io l'ho ammazzato ma. No, all'inizio, scusate. bastardo, ho usato la cura, porco. È vero che qua si è forse sbilanciato molto sul facile. Là si è sbilanciato troppo sull'estrema. È troppo sull'estrema l'altro. Io ho paura che facciamo vita di merda. O come dici tu, danno una patch più avanti, allora poi con estrema. Guarda lì. Allora, io qua sono in un posto, no? Vedo i licantropi sui tetti che mi guardano. Sono fatto il giro della casa. Sì, Quindi tu sei uscito. sono uscito, sono uscito. E io ero ancora dentro che ti aspettavo. Allora, Vedo facciamo così. i licantropi sui tetti che mi guardano e si allontanano. Non so se si sono cacati in mano, gli ha ammazzato l'amico. Però qua c'è della roba da prendere, Beppe. E io No, la sono prendo. sceso dalla casa. Sono sceso dalla casa. Tanto se è facile così, sai che cazzo me ne frega di licantropi, vaffanculo. Io non l'ho Raga, in trovato. modalità facile effettivamente Call of Duty. Normale, Fai, vorrei normale. capire come sarà facile. Quindi che vogliamo Cioè, fare? Ci tu. gasiamo? Vieni qua, coglione. Vieni qua. Fa, t'ammazzo. Ah, qua c'è roba da prendere, c'è una cassa. Ah, ma i licantropi con le sciabole? Tanta roba. Tanta roba, io ancora non li ho visti, ma adesso... Corri! Perché corri? Cranio cristallizzato, tanta roba anche. Perché corri? Che vuol dire corri? No! Fa. Ma io non sapevo che dovessi essere arrivato tu. Non finiscono mai. Allora, mi sa che ricarico perché non finiscono mai è un problema. Perché tu li hai affrontati dentro, io li ho affrontati fuori. Corri. Ciao, raga. Oh Le munizioni? no. No. Oh mio Dio. Mi stanno facendo male. Permesso. Cazzo, dico io cazzo. Dico anche porco zio. Sono pieni di farina, sì? Vai giù, va. Andate a cagare voi i lupi. I lupi in easy mod. Scarti. Puoi girare. Vediamo un po', chi mi succhia il cazzo per primo, tu? Toh, coglione. E poi? Io corro. Aspetta. Vai a fanculo. Succhiamolo. Ma cos'è? Allora, io sto per morire. Ehi là, com'è? A posto? Non posso buttare la porta a te. Esatto, così. Bastardo. Evite. Allora, Ma qua chi mi è sembra. quello? Chi è? Sono Beppe, io. ma quanto cazzo sei andato avanti, Beppe? No, non sono avanti, sto scappando da quelli, ma è apparso un... No, no, raga, non si può fare. Dovresti contare anche tu, perché... Ma chi è quello? Non sono avanti, sono ancora lì che scappo, ma... Boh. Sono ancora quelli nel villaggio che sto scappando con quelli dietro. Oh Madonna. E dove cazzo vado? No, però Beppe, dove devo scappare? Oddio, sono caduto. Non lo so, non lo so, non lo so, io sto scappando a casa. Ciao. No, no, ma me ne vado subito. Porco. Ma sei brutto come Gesù Cristo. Aia, recupero salute. Madonna.
Madonna, questi due colpi ti secca, Eric. Mi ha dato due asciate. Ok. Allora io me ne vado. Io non so. Eric, dove dobbiamo andare? Allora, io sono da un cancello rosso. Ok. No, il cancello rosso fa una minchia. Ehi là, com'è raga, t'a posto? Fa Allora, cosa stracazzo, eh? Porco Dio, vabbè, ma questo è Bloodborne. Raga, oggettivamente questo è Bloodborne. No! Se ascolti me, orco Dio, mi ha tirato una martellata di Cristo. Allora. questo fa malissimo, due colpi ti ammazza. Vai, c'è un Esatto. cancello chiuso. Entra in quel cancello chiuso lì, c'è un cancello di legno. Sì, sto andando. È Boh, chiusa! È chiusa! Che cazzo boh, dici? c'è un altro, non so come descriverlo, c'è un E altro. mo muoio. Porco Dio, entra nel cancello di legno. Sì, ce n'è uno, io l'ho trovato per caso. Adesso ho messo pausa perché mi è partito un video. E non ho messo pausa. No, Beppe, io non so. Sono nel posto sbagliato. Dove sei adesso? C'è lui che ti insegue. Beh, sì che c'è lui che mi insegue, ma sono in una casa dall'inizio. Allora, c'è un ruscello del cazzo, ci sono dei tronchi messi dove tu non puoi andare oltre. Da lì girati e mi pare che a destra c'è un cancello di legno che tu apri, aprendolo così, e parte un video. Senti, lascia stare un attimo, Beppe, mi devi dare un attimo, perché qua. Sono le 10:05, quindi non so. Da qui in poi. Boh, senti, sono morto, raga. Comunque due colpi questo ti fa fare, quindi direi che alla fine è normale, non. Cioè. Ah, attenzione, aspetta, forse è partito un video, forse non sono morto. Non è partito un video, esatto. Se non è una morte super elaborata. Esatto. Quindi? Ma chi è? Fa Hagrid. Cazzato nero. Brutto come Gesù. Quindi? Bestiale, ha suonato il campanile di Yharnam, allora ce ne andiamo. Leva sta freccia, va. Ma vai in culo, vai, te le frecce. Senza una mano, senza una gamba, porco Dio. Ah boh, vabbè, se l'è passata. Cosa Che cazzo sto qua? sentendo di nuovo? Chi è? Buonasera, la vecchia di merda. Ecco, Margherita 2, Dio. Tofeo, attenti al lupo. Quante ne ho di cura? Ci sono ufficialmente senza cura, eh? Anch'io. Vabbè, dai, io direi che va bene, normale, senti. No, soluzione medica. Ok, ne potevo creare una. Io l'ho creata lì per scappare da quello e Ma sono anche calata. Allora, mo che se ne sono andati sti spaccacoglioni, facciamoci. vogliamo girare. Vogliamo Dai, perché girare. abbiamo le tronchesi. Ma tu dici che possiamo già tornare dall'inizio? Ma che ne so, adesso facciamoci un bel giro, vediamo un attimino. Mo che siamo tranquilli. Poi Ma ti dirò, allora, tu dici. posso essere onestissimo. Ma fatto. Boh, non lo so. Cioè, io non so se il calo di difficoltà mi ha rotto l'immersione, oltre che il cazzo. Però non è che ho avuto così paura. Ho visto sbucare. Poi avevo già sentito te perché te l'avevi già visto. E quindi, boh, è sbucato sto Quello lì ti ha tizio. salvato l'immersione. Perché pensavo che.
Ho visto sto tizio di merda, ho detto boh, va bene, Bloodborne, e No, io poi... ti dico, sto rivalutando il normale perché effettivamente due martellate con quello e stavo morendo. Ma grazie a sta Quindi. minchia, quello grosso, però se tutti i licantropi piccoli mi possono mozzicare il cazzo finché vogliono e non muoio, è un Non lo problemino. so. Anche perché poi lo dobbiamo affrontare quello lì. E se quello ti con un colpo muori è un problema. Cioè, per me dovrebbero solo bilanciare un attimo loro là. No, ma questo ti dicevo, io spero in delle patch. No, perché così è troppo facile. Così è troppo facile, nell'altra maniera è troppo difficile, È vaffanculo. troppo, io anche perché nell'alto clinerei troppo. Io ci stavo in una via di mezzo, quattro mozzicate sei morto, ma due è troppo, veramente troppo poco. Anche perché quelli schivano bene. Poi potessi schivare anch'io, ma non posso, posso solo pararmi. Se mi paro mi mozzica lo stesso. E allora... A una certa, regà. Quindi io direi così, poi faranno una patch, vediamo un aggiornamento, se vogliamo farcelo poi con estrema, ce lo facciamo con estrema. Sono pieni di farina. Ah, per accecare i nemici, va a fare in culo a saperlo. No, ma in quel momento non ho capito più un cazzo, sono andato a scappare. Ah, sì. Io ho visto qualcosa di tuo mezzo, ho detto che cazzo! Morto Bloodborne questa parte, sì, morto Bloodborne. Foto di famiglia direi che non la puoi usare. Boh, io sto esplorando bene tutto quanto, con molta calma. Pure io. Vabbè, io te lo dico solo per info, per te. Sono le 10:10. Sì, tanto in questo momento non dovrebbe più esserci da Esatto, bene. urlare. Almeno così Bene. Io te lo sembrerebbe. dico perché. E Esploriamo un quindi, questo era. attimino, cerchiamo di trovare un campo. Perché mi succede? Io ho la bellezza di 39 colpi comunque, perché non ho sparato a nessuno prima, avevo intuito che potevo. Io un po' di meno. Avevo intuito che tanto non potevo sparargli e quindi. Mi dovete spiegare che cazzo è il cranio cristallizzato. Dove l'hai trovato questo cranio cristallizzato? Ne ho trovati parecchi ammazzando i cristiani. Ah, ok. Sento il rumore del bastone della vecchia. Che adesso non trovo più sta vecchia da prendere, perché mi ha aperto una porta e sono andato in giro. No, ma esatto, ma lasciala lì, la vecchia. Prima esploriamo, poi la vecchia la vediamo. Allora, qua l'ho ufficialmente visto già 5 volte, quindi andiamo giù. Poi, come diceva Falconero, lui l'ha giocato con normale. Lui diceva il gioco è bellissimo, stupendo, e si lamenta. Ah, guarda qui una cassa che non ha aperto. Apriamola. Fluido chimico. Polvere da sparo. Qua ho trovato una roba dove mettere la manovella e non E ce niente, l'abbiamo. io sono finito dalla vecchia. È Boh, stanno andata così. sopraggiungendo. Diamola sta vecchia di merda. Quindi, che dobbiamo fare? In life and in death we give glory. A Gesù Cristo. Hello? You shouldn't be here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Ecco. Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Vedi che Mother c'è un Miranda brought her mischietto. to the village, we have fallen into darkness. La Madonna, Madre Miranda. Castle bell heralds danger. They're coming! No. Cazzo ti ridi, bestia. Who's Mother Miranda? È esatto. Calls for us all. They're coming Che arriva. again! Ci pisciamo. Allora, Rose è qui. Ah, scusami, dai. Vabbè, t'ho spoilerato il video. Sì. No. Mi ha chiuso dentro, mi ha detto che Rosa è qui. Allora, attenzione. Che cazzo vuol dire? Che come è arrivata la bambina, questi sono. Cioè, che cazzo? È iniziata la notte della caccia come hanno portato la bambina? Vuol dire che la bambina porta il fungo come Allora, velina? dobbiamo cercare per una sorta di salvataggio fondamentale. Sì. Allora, perché da qui Sì, cosa perché al vediamo? prossimo spavento è un problema. Allora, Ah, io ho aperto una qua cripta. c'è una. Accanto a noi c'è una casa con delle candele. Esatto, sono entrato qui con rituali Con dei satani. santi. Potenti Lycan, ecco. Leggendari lupi mannari di ere passate, servitevi delle nostre carni, lacerate i nostri corpi. Ma sì, perché no, voglio dire. Lacerate i nostri corpi, e vabbè.
Sì, apritemi il culo proprio. Va bene. Serratura facile da scassinare, se non abbiamo... Sì, qua continuiamo con le serrature facili da scassinare e niente per poterle scassinare. Porco, vabbè. Vabbè. Dice di nuovo Gesù Cristo. Andiamo fuori, va bene. Mappa? Ho sparato perché mi sono cagato addosso, non c'era il cazzo. Mappa, vergine guerriera. Ah, attenzione, perché le robe rosse non le abbiamo visitate. Vabbè, perché lì era da scassinare. Allora, qua è all'inizio, esatto, pozzo. Quindi abbiamo lasciato le robe indietro, tendenzialmente, porco Dio, va bene. Lì c'è da scassinare. Sì, sì, sì. Ah, voglio ben sperare, perché sennò... Parisa della Vergine Guerriera. Ah, ma qua ci andiamo indietro perché... È chiusa dall'altro lato. Dunque, della cerimonia. Che lì qua... Lì cosa c'è? Che vedo una roba accesa. Aspetta un attimo. C'è un cimitero, che cazzo è? No, qua c'è una capra. No. Offriamo queste capre tutelari per proteggere il villaggio e i suoi abitanti. Chi le distrugge sentirà su di sé la collera di Madre Miranda. Miranda Dimitrescu, che fa? Posso creare qualcosa? Tu sei il padre della figlia. Castello Dimitrescu. Guarda. Questo porta al castello. E servono... Serva qualcosa nell'incavo. Nell'incavo. Incavo, incavo, porco, incavo. No, voglio esplorare prima qui. Ah, po. Quindi il villaggio tutto qua. Qua ci serve di nuovo qualcosa. Praticamente ci manca un aggeggio per... Sì, ci manca un aggeggio e una manovella. C'è una roba, ma qua è chiusa, non posso... Crea munizioni. Apri l'inventario per creare munizioni. No. Adesso non c'ho voglia. Qua non si può passare. E allora se qua non si può passare dobbiamo andare per forza là. Aia, perché mi è venuto male i coglioni. Fa che cazzo. No. Io dobbiamo andare qua praticamente. La stradina che c'è. Aspetta. No, prima c'è una porta da aprire qua. Esatto. Spera, magari le chiesette... Aspetta, prima di entrare nella chiesa facciamo un giro attorno. Esatto. Cerca il sangue smunto per andare. Aspetta, qua si va ancora. Qua si va ancora di giù, ma non c'ho voglia di esplorare adesso. Qua c'è un cancello che tanto sarà chiuso. Andiamo ad esaminarlo. Esatto, perché ci vanno delle chiavi speciali. Qua c'è un altro pozzo di merda. I pozzi, le porte. Esamina sempre tutto perché te li segna sulla mappa le robe che non apri. Niente, quindi entriamo in sta chiesa di sta minchia. Ok. Ah no, qua da dove siamo arrivati. Attenzione. Raccogli il rilievo della donna. Guarda lì a Dimitrescu. Vicino alla sedia c'è una roba. C'è tipo una sorta di mappa. Accanto. Se la tragedia si abbassa. Vai, vai. Cerchi i pezzi di basso rilievo. Cerchi i pezzi di basso rilievo. Uno è costruito in chiesa, l'altro a casa di Luisa. Ah, okay. Quello che ci ha detto di andare a casa di Luisa. Proprio lei, vabbè. Per radio. Uno l'abbiamo preso. Salva. Oh. Dov'è? Dov'è Salva? Qua c'è una macchina da scrivere nella chiesa. Vai. Ah, boh. Ok.